Buongiorno, buongiorno e buon venerdì 6 ottobre. Signore, signori, oggi cominciano gli allenamenti in vista del match contro il Genoa di domani. Signore, signori, oggi finiscono gli allenamenti in vista del match contro il Genoa di domani. 1-2. Oggi il Milan ha la possibilità di allenarsi per preparare la partita con il Genoa oggi, oggi, solo oggi. È poco elegante sottolineare questo, sì, perché poi ti dicono che sei poco elegante, è da squadrina, da squadrettina a insistere su questo punto. Io non so se sia da squadrettina o non da squadrettina. Il povero signor Pioli, Pioli out, Pioli in, Pioli, 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 batte un record mondiale. Perché a 2 ore, 2 ore e mezzo, non so quanto duri l'allenamento di oggi. Per capire, pensate quante cose che deve fare oggi Pioli. Capire la condizione dei giocatori rientrati da Dortmund ieri, perché l'aeroporto era chiuso, non sono potuti rientrare nella notte. Vuole capire la condizione, ha 2 ore per guardarli in faccia. Ha 2 ore per studiare quali siano le debolezze e la forza del Genoa. E applicare degli schemi per sfruttare la debolezza e limitare la forza, tutto in 2 ore, 2 ore, 2 ore e mezzo, non so quanto, ripeto, faccia durare. E basta. Record mondiale. Preparazione di una partita del campionato di Serie A, uno dei campionati più importanti del mondo, in 1 ora, in 2 ore deve preparare la partita. Però se tu calchi la mano e dici tutto questo, va bene, li prepari. Poi perché il Milan sia capitato in questa morsa di un giorno per preparare la partita, signori, non andiamo a vedere. Ognuno si faccia le sue idee. Ho letto che può essere è stata la Lega, sono state le televisioni. Alla fin della fiera il Milan domani è in campo. Ognuno dice la sua, noi siamo in mezzo, come su una barca tra due venti, e il signor Pioli deve preparare la partita in 3 ore. Partiamo subito da quello, intanto l'abbiamo detto, e signori, io ho fatto solo cronaca, ho solo detto quello che succede oggi, senza aggiungere altro. Non rompetemi le scatole. Che cosa? Ho detto che il Milan ha 3 ore per preparare l'allenamento. Non è mai per preparare la partita. Non è mai, io non ricordo che sia mai successo che una squadra impegnata pure in coppa abbia un giorno. Battiamo anche questo record. Siamo sempre più vicino ai ragazzi, come saranno i tifosi che andranno in curva, che hanno lasciato ieri Dortmund, l'altro ieri Dortmund, e domani saranno coi ragazzi a Genova, sempre vicini. Che ragazzi saranno, non lo so, adesso ne parleremo. Ma intanto vi ricordo di scaricare dal link in descrizione l'applicazione numero 10, ma soprattutto di iscrivermi al mio canale YouTube. Siamo quasi a 149.000, mi raccomando, voglio arrivare a Natale, se prima meglio, se è Sant'Ambrogio, o se quando c'è il pan dei morti, o quando c'è magari quando arrivano le castagne, meglio ancora. Ricordate di attivare la campanella e mettete i vostri like ai miei video. Ma allora, chi saranno gli eroi che devono riuscire a vincere contro una squadra che ha pareggiato col Napoli vincendo fino a pochi minuti dalla fine? Che ha pareggiato con l'Udinese subendo un gol anche lì alla fine, non è fortunato il Genoa, che ha battuto 4-1 la Lazio e ha dato spettacolo a 4-1 la Roma, scusate, e ha dato spettacolo all'Olimpico. Questo è il Genoa del nostro Aladino Gilardino, che applaudiremo, spero proprio che ci sia un coro per Aladino Gilardino, campione d'Europa del 2007. Indimenticato campione d'Europa. Chi giocherà? Signori, ipotizzo, vedremo gli allenamenti. No, ho sbagliato.
Vedremo l'allenamento e dopo l'allenamento capiremo. Ma magari ci sarà un allenamento, poi magari nel secondo allenamento potrà cambiare la... No, non ci sarà un secondo allenamento per provare la squadra. Uno e uno solo. Pioli deve fare miracoli, metterà Maignan in porta. Secondo me confermerà Ciao e Tomori. Kjær non gli fa saltare due palie di fila, potrebbe esserci Kjær, ma Tomori e Ciao in questo momento sono in una condizione così alta psicofisica. Non ci sono partite la settimana prossima, credo proprio che tornino, che giochino ancora loro. Però c'è la possibilità di un inserimento di Kjær. A sinistra Theo Hernandez, che è criticato. A me le cose belle della partita col Dortmund erano quei duetti da troubadour della Langue d'Oc e della Langue d'Oil. Sembravano dei troubadour Leao e Theo là su quella fascia, dei troubadour. E la difesa ve l'ho detta, completandola ovviamente con a destra Calabria o Florenzi. Calabria ha giocato non bene il primo tempo con la Lazio, il primo tempo col Dortmund. Meglio il secondo tempo con la Lazio, il secondo tempo col Dortmund. Però Florenzi sta bene, sarà anche questa una scelta che oggi e solo oggi Pioli potrà valutare. Oggi e solo oggi. Centrocampo, torna Adli, Mozart, risentiremo di Zauberflöte, il flauto magico, la musica, tratto molto bene, può solo crescere. Reinders alla ricerca del suo gol, del suo primo gol, e Musa, giocatori che hanno tutti e due corso molto, però in attesa di Loftus-Cheek e Krunic, quelli sono i centrocampisti. Pobega ha giocato la partita, quindi è pronto a subentrare eventualmente. Là davanti credo proprio che Leao non se ne possa fare a meno, perché Okafor sarà il centravanti, e a destra non so se rinuncerà così facilmente a Pulisic, che è uno dei giocatori prediletti da Pioli, ma lui o Csukwueze. E qui apriamo. Ho iniziato ironicamente, voglio invece questa volta in maniera molto seria non fare nessun appello, ma chiedere. Ieri, intorno alle 14:40, la collega Beatrice Sarti, collega e amica Beatrice Sarti di Radio Rossonera, posta un tweet e dice: attenzione, il Csukwueze ha deciso di non più interagire. Lui che ama interagire, risponde, giocatore molto espansivo, giocatore sempre molto allegro, giocatore importante per il Milan. Perché? Poi leggo nel corso della giornata altri siti, perché sembra che sia stato, sembra, non ho visto, io dico sembra, bersaglio di feroci ironie, feroce sarcasmo, insomma, colpevole di non aver realizzato il gol e messo a pubblico ludibrio dai tifosi, tifosi. Vuol dire criticare in maniera civile. Il tifoso può arrivare solo lì, secondo me. Criticare in maniera civile. Il tifoso, il vecchio cuore, non può andare oltre. Perché se no non è un vecchio cuore. Il vecchio cuore può criticare in maniera civile, magari forte, magari in maniera incisiva, ma sempre col rispetto di un giocatore che indossa la maglia del Milan, se dà tutto per la maglia del Milan. E anche se non dà tutto con la maglia del Milan, sempre critiche, ma calcolando e ricordando che ha la maglia del Milan, colori sacri da quel 16 dicembre, quando Herbert Kilpin, in mezzo alla sala dell'Hotel des Anglais, oggi albergo lì vicino a Piazza della Repubblica, entrando
al centro della sala, con le luci, tirò fuori. Per la prima volta la vedevano i suoi futuri compagni, i dirigenti e i tifosi, i primi tifosi che c'erano, mostrando quella maglia rossonera, rossa come il fuoco, nero, nera per la paura che incuteremo agli avversari. Quella maglia rossonera è sacra dal 1899. Chi la indossa è sacro dal 1899. Non è giusto prendersela con Chuck Wueze. Si può criticare perché magari piace o no. Già per esempio le critiche perché è costato tanto mi sembra di ripercorrere la stufata, la noia dell'anno scorso con De Ketelaere. Sempre tutti addosso a De Ketelaere perché è costato tanto. Appena De Ketelaere ha cambiato maglia, continuano a ancora farmi ronzare le orecchie, ma De Ketelaere, ma De Ketelaere, ma... E allora bisogna mettersi d'accordo. L'anno scorso, povero De Ketelaere, l'unica colpa, oltre che purtroppo sul piano tecnico, quella perché era un giocatore che non rendeva e non può essere considerato solo un giocatore che non rende, ma era quello più costoso. Stessa cosa per Chuck Wueze. Non va bene. Chuck Wueze merita il nostro grande rispetto. Si sta impegnando. Ho qua davanti, mi sono portato l'almanacco. Mi sono portato l'almanacco del 2005, eccolo qua, 2004-2005. Il signor Icardi aveva giocato in una partita a San Siro, una partita, non il signor Icardi, il signor Crespo, scusate, aveva debuttato Lazio-Milan 1-2. Ebbene, in quella partita Lazio-Milan 1-2, vi assicuro, ho detto Icardi perché stavo vedendo un derby dove c'era Icardi mentre sfogliavo l'almanacco del Milan, mi chiedo scusa, è un disastro. E Ancelotti disse, lo rivedremo più avanti in Coppa Italia. Tornò il 20 novembre, dopo due mesi, rigenerato, segnò un gol. E vado anche a ricordare che poi segnò un gol subito il 28 novembre con il Chievo Verona. Ricordo Savicevic che giocò le prime due partite e poi lo aspettammo fino a dicembre. Sono giocatori appena arrivati nel campionato italiano che devono adattarsi al campionato italiano. E Pioli è ancora più bravo se vogliamo. Ancelotti l'ha messo da parte per ripresentarlo. Capello l'ha messo da parte per ripresentarlo, Pioli invece probabilmente gli darà ancora la possibilità subito. Bisogna avere pazienza, ma soprattutto bisogna avere rispetto di Chuck Wueze. È un giocatore espansivo, subito Leao, un giocatore molto sensibile, sorride sempre, molto sensibile. Adli, giocatore molto sensibile, Adli un vecchio cuore. Ha già detto ti aspettiamo fratello, perché vogliono bene a Chuck Wueze. Chi ha postato critiche a Chuck Wueze ci può stare, chi invece è stato ferocemente sarcastico, maleducato, oltraggioso con Chuck Wueze non è, è un tifoso, ma non è un vecchio cuore, perché c'è la differenza tra vecchio cuore e tifoso. Il tifoso tiene al Milan per insultare un giocatore del Milan. Il giocatore del Milan va difeso sempre. Poi parlando tra di noi si può discutere, ma pubblico ludibrio mai. Difendo Chuck Wueze, sono vicino a Chuck Wueze perché è un bravo ragazzo sorridente che si vuole far bene. Sì, ma deve fare gol e farà gol. Già per esempio, nessuno se lo ricorda, già, a Dortmund ha effettuato il primo tiro pericoloso, anzi il secondo, uno ha sfiorato il palo a Cagliari e quest'altro. Bisogna, ha un modo di giocare difficile perché cerca sempre di andare via l'uomo. Il video sta diventando lungo, ma andrei avanti altri 5 minuti. Signori, ricordate, volete essere dei vecchi cuori? I nostri giocatori con questa maglia sono i migliori del mondo. Qua ce ne sono tutti, fino al 2018 sono tutti qua, se volete. Altrimenti siete tifosi, ma tifosi che sinceramente noi vogliamo avere tanti vecchi cuori.
a seguire il Muine sono quelli che sono in curva, sono quelli che lo guardano in Milan in televisione, sono quelli che soffrono, sono quelli che fanno sacrifici economici. Quelli sono vecchi cuori. Quelli che Chukwueze lo insultano e lo offendono non sono tifosi. Scusate, non sono vecchi cuori. Sono tifosi, ma un tifoso che offende un giocatore del Milan, un ragazzo appena arrivato, secondo me, deve pensarci molto, deve riflettere. E spero che queste parole lo facciano riflettere. Se poi vuole scrivere quello che vuole, è libero, ma non è un vecchio cuore. Per diventare vecchi cuori bisogna avere la patente di amare questi colori, se no non sei un vecchio cuore. E non ci interessi. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti Adirato.